Ciao a tutti da Katia e bentornati nel mio canale. Allora, io oggi per il mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Filati e linea Baci Rubati. Allora, questo gomitolo è un gomitolo da 50 grammi ed è 130 metri. Va lavorato con il ferro con l'uncinetto del 5-5 e mezzo. È un gomitolo, è un filato molto molto morbido. Questo filato è un microfibra, 97% microfibra e 3% poliestere. Infatti ha un filo di lurex tono su tono e dà un tocco di eleganza. Io lo trovo molto molto bello. Allora, detto questo, adesso possiamo iniziare a lavorare al nostro progetto. Quanto riguarda la misura della giacca, allora, cerco di farvi un piccolo disegno, anche se io non sono bravissima. Allora, per quanto riguarda la giacca, dobbiamo prendere la circonferenza del sottocollo, così. Quindi dobbiamo prendere tutta la circonferenza del sottocollo e in base ai nostri centimetri, quindi decidete voi quanto volete larga la scollatura della giacca. Dovete calcolare un multiplo di 4 catenelle. Io per la mia taglia, taglia 46, allora per la mia taglia ho messo su 96 catenelle più 4 più 4, perché lavoreremo la tecnica del top down, quindi qui e dietro sulle, diciamo sulla schiena dietro, facciamo degli aumenti. Quindi poi man mano che il lavoro cresce arriviamo proprio qui sotto le braccia. Arrivando qui poi siamo pronte per chiudere la lavorazione e formare lo spazio per le braccia. Ok, quindi qui, ovviamente, dato che è una giacca, è aperta, e quindi man mano che poi andiamo avanti si forma, in pratica si forma la taglia, e tutto parte dal collo. Quindi dovete prendere la circonferenza del vostro sottocollo. Quindi dovete decidere prima quanto volete, diciamo, larga la scollatura, se lo volete scollato oppure lo volete un pochino più chiuso. Ecco, io per la misura che, diciamo, che serve a me, che piace a me, io ho scelto una scollatura piuttosto larga. Quindi metto su col mio filato e con il mio uncinetto, io metto su 96 catenelle più 4. Ok? Quindi, se volete una taglia in più, dovete aggiungere qualche catenella, però ripeto, parte tutto dal collo. Quindi, se fate più di 96 catenelle, ovviamente la scollatura viene ancora più larga. Va bene? Quindi io vi consiglio di iniziare con 96 catenelle più 4. Ok, allora, detto questo, penso che possiamo iniziare a lavorare e a realizzare la giacca. Le catenelle, io ho montato 96 catenelle più 4, quindi in totale 100 catenelle più 4, perché dobbiamo formare gli angoli, quindi dobbiamo fare degli aumenti. Allora, inizio con 3 catenelle in più per iniziare con la prima maglia alta, quindi partendo dall'uncinetto 1, 2, 3, nella quarta catenella vado a lavorare una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Una catenella di separazione. Quindi saltiamo una maglia, maglia seguente, una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Così.
Ancora una catenella di separazione. Salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro ancora le maglie alte. Quindi faccio la prima maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Catenella di separazione. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 gruppetti di 3 maglie alte. Adesso una catenella di separazione, saltiamo una maglia, vado nella maglia seguente e inizio a fare il primo aumento. Quindi lavoro una maglia alta, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia di base e lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2, così. Una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia, allora scusate perché qui si stringe la catenella. Ok, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi adesso facciamo ancora 4 gruppetti di 3 maglie alte separate da una catenella, saltando una maglia di base. Catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e arrivo fino ad ottenere 4 gruppetti di 3 maglie alte. Ok, faccio l'ultimo, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, ancora maglia alta e ancora maglia alta. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 gruppetti di 3 maglie alte. Una catenella di separazione, quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro il secondo aumento, quindi una maglia alta, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2, una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e ricomincio a fare i gruppetti di 3 maglie alte. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, una catenella e così via. Adesso dobbiamo lavorare 8 gruppetti di 3 maglie alte separate da una catenella saltando la maglia di base. Quindi dobbiamo ottenere 8 di questi gruppetti. Quindi lavoriamo adesso la parte della schiena. Quindi arriviamo a 8 e poi andiamo insieme, andiamo avanti insieme, scusate. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivi di 3 maglie alte. Adesso faccio una catenella, salto una maglia e faccio adesso gli aumenti. Quindi lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Così. Una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro
una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Allora, adesso ripetete, lavorate 4 gruppetti di 3 maglie alte, dopodiché fate aumento e poi ancora 4 gruppetti di 3 maglie alte. Va bene? Quindi dovete fare, ripeto, ancora 4 gruppetti di 3 maglie alte, aumento e poi ancora 4 gruppetti di 3 maglie alte. Va bene? Quindi ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi qua. Allora, questo è il collo. Ovviamente per chi vuole, diciamo, una scollatura più larga, deve fare più catenelle, ok? Quindi a me questa apertura così, questa scollatura a me va benissimo. Allora, adesso che abbiamo fatto il primo giro, facciamo il secondo. Allora, vi faccio vedere due giri come dobbiamo aumentare, perché il punto è molto semplice, quindi vi faccio vedere solo come dobbiamo aumentare negli angoli. Allora faccio una catenella, giro e lavoro nella stessa maglia, lavoro una maglia bassa, 1 2 3 catenelle. Qui dove abbiamo l'archetto di una catenella, facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Saltiamo le 3 maglie alte, andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3. Saltiamo le 3 maglie alte, andiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3. Archetto, maglia bassa. Adesso qui siamo dove abbiamo l'angolo, quindi facciamo 1 2 3 catenelle e una maglia bassa qui nell'archetto delle 2 catenelle, poi 1 2 3 archetto, quindi saltiamo le 2 maglie alte, archetto, maglia bassa, 1 2 3 archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 1 2 3 archetto, maglia bassa, 1 2 3. Andiamo qui nell'archetto di una catenella, facciamo ancora una maglia bassa. Qui siamo di nuovo qui dove abbiamo gli aumenti, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi faccio 3 catenelle, una maglia bassa proprio qui e vado avanti, 3 catenelle, una maglia bassa, archetto, così, ok? Quindi dobbiamo lavorare così per tutto il giro. Allora, eccomi quasi alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle e vado a chiudere qui. Qui abbiamo 3 catenelle iniziali, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia così, con una maglia bassa. Adesso 1 2 3 catenelle, quindi abbiamo finito, diciamo, i giri del punto, quindi il lavoro si lavora su due giri. Adesso ricominciamo. Vado nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 2 maglie alte. 2 maglie alte perché le 3 catenelle iniziali formano la prima maglia alta. Una catenella di separazione. Adesso lavoro 3 maglie alte in ogni archetto di 3 catenelle. Catenella. 3 maglie alte, 1 2 3 catenella, archetto, 3 maglie alte, catenella, archetto. Qui siamo
dove abbiamo gli aumenti. Quindi vi consiglio di mettere dei marcapunti in modo da non perdere, diciamo, qui gli angoli dove facciamo gli aumenti. Allora, qui abbiamo 2 maglie alte. Abbiamo fatto la maglia bassa, 2 maglie alte, però abbiamo 2 archetti. Quindi qui nel primo archetto lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella. Qui dove abbiamo la maglia bassa, entriamo dentro la maglia e facciamo 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle. Rientro ancora dentro la maglia bassa. E lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2, una catenella. Vado nell'archetto successivo e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, così. Catenella, archetto. 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, 3 maglie alte nell'archetto, 1, 2, 3, catenella. 3 maglie alte nell'archetto successivo, catenella, 3 maglie alte ancora nell'archetto, 1, 2, 3, catenella. Quindi siamo di nuovo qui nell'angolo, quindi abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e abbiamo lavorato le 3 catenelle, una maglia bassa al centro delle 2 catenelle e 3 catenelle. Quindi facciamo qui nell'archetto 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella. Andiamo qui nella maglia bassa. Lavoriamo 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle, rientro ancora nella stessa maglia, quindi nella maglia bassa, e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, quindi vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella e adesso andiamo avanti a lavorare le 3 maglie alte in ogni archetto. Ok, quindi per fare questo punto e fare gli aumenti dovete fare questi due passaggi. Quindi adesso finiamo il giro. Nel prossimo giro dobbiamo fare 3, diciamo una maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto seguente. Quando poi ci troviamo qui all'angolo, dobbiamo fare una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa qui nelle 2 catenelle. Semplice, dovete sempre continuare a lavorare questi due giri, facendo attenzione qui quando dobbiamo fare gli aumenti. Allora, adesso dobbiamo solo andare avanti, man mano che il lavoro che andiamo avanti, il lavoro cresce, si allarga, quindi provatelo, man mano che lavorate lo provate e poi quando arriviamo al sottobraccio poi chiudiamo per lasciare lo spazio per le maniche. Ok, quindi adesso andiamo avanti e ci ritroviamo quando poi dobbiamo chiudere qui. Va bene? Allora, ci vediamo dopo. Allora, io sono arrivata alla mia misura, quindi sono arrivata a 21 centimetri e adesso qui ho messo marcapunti dove abbiamo i due angoli. Sono pronta per chiudere, quindi sono pronta qui per lasciare lo spazio per le braccia. Allora, prendo l'uncinetto
Allora, sto facendo il giro dove facciamo una maglia bassa e 3 catenelle. Allora, vediamo. Allora, vado qui dove ho l'angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Tolgo questo che non mi interessa. Ok. Allora, sistemo un attimo. Faccio le 3 catenelle e vado qui dove abbiamo gli aumenti. Qui entro e vado, prendo l'altra estremità, quindi prendo l'altra parte dove abbiamo gli aumenti e faccio una maglia bassa. Quindi entro in tutti e due gli angoli. E adesso faccio una maglia bassa così, e adesso posso continuare la lavorazione. Quindi adesso lavoro tutta la parte della schiena. Quindi ho fatto la maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. Quindi adesso lavoro tutta questa parte, poi quando arrivo qui vado a chiudere l'altra metà così. Ok, quindi lavoro tutta questa parte e arrivo qui dove abbiamo l'altro angolo. Eccomi. Allora, arrivata qui dove abbiamo gli aumenti, dove abbiamo qui 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, faccio 3 catenelle, inserisco l'uncinetto nelle 2 catenelle, quindi prendo l'altra metà del davanti, entro qui nelle 2 catenelle e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella. Mi avvicino un po', 3 catenelle, maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo lavorare normalmente, non abbiamo più gli aumenti, quindi non dobbiamo più aumentare. E niente, quindi adesso andiamo avanti con dei giri di andata e ritorno. Qui poi facciamo la manica. Allora, vi dico una cosa. Di solito quando io lascio l'apertura della manica mi risulta troppo larga, quindi cosa faccio? Dato che qui è dritto, non abbiamo diminuzioni, io vado a cucire un pezzettino qualche centimetro proprio qui sotto il braccio, quindi poi non si nota assolutamente, e decido quanto voglio aperto qui l'apertura della manica. Ok, tante volte mi dite che avete che la manica vi risulta troppo larga, non sapete come diminuire. Ecco, basta cucire un pezzettino qui sotto, qui proprio sotto il braccio, e decidete quanto volete largo l'apertura per fare la manica. Ok, quindi adesso andiamo avanti e poi ci ritroviamo per fare le maniche, e poi vediamo se fare anche un bordino, non lo so, man mano che vado avanti poi decido. A dopo. Allora, eccomi qua. Io sono andata avanti per un po' di giri, quindi allora sono arrivata a 25 centimetri da qui, dallo scalfo fino alla vita, quindi sono 25 centimetri, e dalla spalla fino alla vita 40 centimetri. Adesso voglio cambiare lavorazione, quindi vi avevo detto che volevo fare un bordo. Voglio riprendere la stessa lavorazione che ho fatto alla gonna baci rubati. Vi faccio vedere. Allora, questa è la gonna. Quindi io ho fatto questo bordino, poi ho lavorato i motivi delle 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, poi ho fatto una lavorazione qui, ho fatto delle noccioline, e poi di nuovo questo bordino con i pippiolini. Ok, quindi voglio fare la stessa cosa nella giacca. Allora, ovviamente io la giacca l'ho provata, quindi voi fate la stessa cosa. Quando arrivate quasi, diciamo, a metà
all'altezza al girovita, ecco, quando arrivati quasi all'altezza del girovita, iniziate a fare questa lavorazione. Allora, avvicino. Facciamo. Quindi io ho finito il giro, sono arrivato al giro dove facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Quindi adesso dobbiamo lavorare dentro gli archetti. Allora, facciamo così. Una catenella. Adesso vado dentro l'archetto e lavoro una maglia bassa. Catenelle 1 2 3. Adesso faccio una maglia bassissima qui dove ho fatto la maglia bassa. Vedete, abbiamo due costine, io le chiamo costine, poi non so come si chiama, comunque 1 e 2. Entro qui, proprio qui, prendo il filo e faccio una maglia bassa, anzi bassissima, così. Rientro dentro l'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. E vado qui dove abbiamo le due costine della maglia bassa. Quindi tolgo, ve lo faccio vedere così. Prendo il filo e faccio una maglia bassa. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, così. Vi faccio vedere. Adesso andiamo nell'archetto seguente. Quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi vado qui, prendo la prima qui. Abbiamo fatto le catenelle e qui nella maglia bassa le due costine. Prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, pippiolino. Così. Rientro ancora nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Ecco. Archetto seguente, quindi ripetiamo. Vado nell'archetto e faccio una maglia bassa. Allora. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui dove ho fatto la maglia bassa e le catenelle, prendo le due costine. E lavoro una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 1 2 3 catenelle. Pippiolino o picot. Rientro nell'archetto, maglia bassa. Così è molto facile, quindi dobbiamo lavorare in ogni archetto una maglia bassa. 3 catenelle, facciamo un pippiolino, ritorniamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, pippiolino, rientriamo nell'archetto, maglia bassa. Ve lo faccio rivedere e poi andate avanti per tutto il giro. Quindi vado nell'archetto, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle. Quindi torno qui dove ho fatto la maglia bassa e le catenelle, prendo le due costine. Prendo il filo e lavoro una maglia bassissima. Così. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle. Pippiolino. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ora sono arrivata quasi alla fine del giro, quindi devo lavorare l'ultimo archetto
lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, quindi entro qui dove ho fatto la maglia bassa e faccio così una maglia bassissima, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, prendo il filo, faccio una maglia bassissima. E adesso faccio una maglia bassa proprio qui dove abbiamo la maglia bassa, così. Adesso giro il lavoro. Adesso qui siamo sul, diciamo, sul dritto. Allora, io nel frattempo ho anche fatto una manica, vi faccio vedere. Quindi noi adesso facciamo lo stesso bordino che ho fatto qui nella manica. Qui ancora non so se voglio continuare, cioè alla fine faccio questo bordino, però a me sinceramente piace così liscio. A chi piace può alla fine può fare questo bordino con i pippiolini. Io ripeto, a me piace così liscia. Ho fatto solo alla fine la maglia bassa, le 3 catenelle maglia bassa e un giro di maglia bassa all'interno dell'archetto delle 3 catenelle. Quindi ho lavorato 3 maglie basse dentro l'archetto delle 3 catenelle. Comunque, vi stavo dicendo che nel frattempo ho fatto anche una manica e quindi voglio creare lo stesso bordino che abbiamo fatto, che ho fatto qua. Ok, quindi adesso lavoriamo, facciamo 3 catenelle, anzi scusate, faccio una catenella, allora avvicino, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui dove abbiamo la maglia bassa, quindi entro dal dietro al lavoro, così dal retro. Passo sulla maglia bassa, rientro di nuovo dietro, prendo il filo e lavoro una maglia bassa e quindi le 3 catenelle, l'archetto è proprio dietro al lavoro, così. Così questo poi risulta in rilievo. Ancora 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi vado qui dove ho la mia maglia bassa, qui. Quindi entro dal retro, passo sulla maglia bassa proprio così con l'uncinetto, rientro di nuovo dietro, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3. Qui abbiamo la maglia bassa, entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia bassa, prendo il filo. E faccio una maglia bassa così, 3 catenelle, maglia bassa. Ok, quindi questo è il risultato. Quindi dietro al lavoro abbiamo gli archetti di 3 catenelle. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il lavoro, ok? Quindi vi faccio rivedere 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui dove ho la mia maglia bassa, quindi entro dal retro, passo sulla maglia bassa, prendo il filo e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle e così via. Ok? Quindi lavoriamo così per tutto il giro. Quindi sono alla fine, devo fare ancora 3 catenelle e vado a chiudere qui. Quindi qui abbiamo la maglia bassa, vado dietro così e lavoro una maglia bassa nella maglia bassa, 3 catenelle. Adesso dobbiamo ricominciare a lavorare le 3 maglie alte separate da una catenella e qui all'interno di ogni in ogni archetto. Quindi in ogni archetto lavoriamo 3 maglie alte.
Allora, giro il lavoro. Vado qui nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, una e due. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta, una catenella, archetto seguente, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3, così per tutto il giro. Allora ripeto, dobbiamo lavorare 3 motivi, quindi questo è il primo, e poi facciamo il giro della maglia bassa, 3 catenelle e 3 e una maglia bassa nell'archetto di una catenella, e poi ripetiamo ancora questi giri per altre 2 volte, ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo ottenuto 3 motivi. Sono arrivata a 3 motivi, ho lavorato 3 motivi, quindi adesso sono nell'ultimo, diciamo nell'ultimo giro, dove lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Quindi ancora 3 catenelle, vado alla fine, quindi faccio 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa qui nella terza catenella iniziale, dove abbiamo la maglia alta. Allora, giro il lavoro. 1, 2, 3. Allora, adesso lavoro 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle, così. Quindi le 3 catenelle iniziali sono la prima maglia alta più 2 maglie alte. Facciamo 1, 2, 3 catenelle. Vado nell'archetto seguente, lavoro 5 maglie alte, 1, un vicino, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, tolgo l'uncinetto dall'ultima maglia alta che ho lavorato e vado sulla prima. Prendo il filo. Adesso chiudo con una maglia bassissima, così. 3 catenelle, 1, 2, 3. Archetto seguente, 5 maglie alte. 1, 2, 3. 4, 5. Stacco l'uncinetto dall'ultima maglia alta che ho lavorato e vado sulla prima. Riprendo il filo e adesso chiudo con una maglia bassissima, così. 1, 2, 3 catenelle, archetto seguente, 5 maglie alte. 1, 2, 3. 4, 5. Quindi stacco l'uncinetto dall'ultima maglia alta e vado sulla prima, così. Prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, 3 catenelle e così via. Quindi lavoriamo una nocciolina in ogni archetto di 3 catenelle, ok? Per tutto il giro. Alla fine del giro, quindi adesso finisco il giro come ho iniziato. Allora, qui nell'archetto delle catenelle faccio 2 maglie alte, 1, 2 e una maglia alta qui nella maglia bassa, una catenella e giro il mio lavoro. Adesso rientro ancora nella stessa maglia, faccio una maglia bassa. Adesso dobbiamo ripetere questa lavorazione, quindi facciamo i pippiolini in ogni archetto. Allora, vado qui, faccio 2 maglie basse, 1, 2,
Vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e quindi vado qui dove ho lavorato la maglia bassa e entro qui nelle due costine, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Rientro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino. Così, scusate, è scappato l'uncinetto. Ok, così. Archetto seguente, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino. Così. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Rientro nell'archetto, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino. Così. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, così. Archetto seguente, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino. Rientro, maglia bassa, 3 catenelle, lavoro un pippiolino, faccio la maglia bassissima, rientro nell'archetto, maglia bassa. Quindi ripeto, dobbiamo ripetere questo bordino qui. Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Fine del giro, ho fatto la mia ultima nocciolina, adesso faccio le 3 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto delle catenelle, 1, 2 e una maglia alta sulla maglia bassa. Così. Adesso una catenella e giro il lavoro. Rientro nella stessa maglia. E lavoro una maglia bassa. Allora, scusate un attimo. Una maglia bassa. Adesso vado qui direttamente nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi ricomincio adesso il bordino che abbiamo fatto prima. Quindi facciamo la maglia bassa, pippiolino, maglia bassa, pippiolino e maglia bassa. Quindi vi faccio rivedere come iniziare. Allora ho fatto una maglia bassa, 3 catenelle e adesso lavoro un pippiolino. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle. Adesso vado qui nelle due costine dove qui abbiamo fatto la maglia bassa e faccio un pippiolino, maglia bassa, quindi rientro nell'archetto e chiudo con una maglia bassa, così vado avanti nell'archetto seguente, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, un pippiolino. Rientro, maglia bassa. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi lavoriamo in ogni archetto. Allora, finito il mio giro, adesso vado a chiudere qui nell'ultima maglia bassa, nella terza catenella. Scusate, nella maglia, l'ultima maglia alta. Quindi nella terza catenella lavoro una maglia bassa. Adesso faccio una catenella e giro il lavoro. Rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Adesso, dato che siamo sul rovescio del lavoro, lavoriamo delle maglie basse in costa davanti. Quindi vado qui nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa in costa davanti.
2 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le noccioline, quindi vado sotto la nocciolina, prendo il filo e faccio una maglia bassa. 1 2 3 così. Allora, scusate, così. Filo, tiro, maglia bassa, 3 catenelle. Prossima nocciolina, vado proprio così sotto, prendo il filo, maglia bassa, 3 catenelle, nocciolina, così, 1. Quindi lavoriamo così per tutto il giro degli archetti. Vado a fare una maglia bassa nell'ultima maglia, così faccio una catenella, giro il lavoro nella stessa maglia dove ho appena fatto la catenella, faccio una maglia bassa. Adesso in ogni archetto lavoro 3 maglie basse. 1 2 3 archetto seguente 3 maglie basse, archetto seguente 3 maglie basse, così. Se il lavoro vi dovesse risultare troppo, come dire, tirante, che tira, allora invece di 3 maglie basse ogni tanto fate una maglia bassa in più, invece di 3 ne fate 4 se dovesse risultare un po' troppo tirante, ok? Il lavoro deve andare, come dire, non deve tirare, altrimenti poi fa difetto. Allora facciamo tutto il giro a maglia bassa e il bordo della giacca in pratica è finito. Io lo lascio così, faccio solo un giro di maglie basse. Se la giacca vi dovesse risultare troppo corta, allora riprendete a lavorare i motivi delle 3 maglie alte separate da una catenella all'interno in ogni archetto. Ok? Quindi se la giacca vi sembra un po' troppo corta, altrimenti chiudete in questa maniera. Quindi adesso io vado avanti e lavoro tutte le mie maglie basse, le 3 maglie basse in ogni archetto. Poi taglio il filo e nascondo col lago, e questo è il bordo. Siamo la manica. Allora, io qui, come vedete, ho messo un marcapunti perché inizio la mia manica da qui. Io lascio 18 motivi per il giro della mia manica, e questo pezzo che è rimasto aperto poi lo vado a cucire, perché altrimenti la manica mi risulta troppo larga e a me non piace. Quindi inizio da qui la mia manica. Allora prendo il filo, vado qui nell'archetto di una catenella, quindi vado anche qui dall'altra parte, prendo tutte e due le parti insieme, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, e così via. Quindi completo il mio giro. Dopodiché inizio a lavorare le 3 maglie alte all'interno dell'archetto delle 3 catenelle e una catenella di separazione. Quindi lavorare la manica è molto semplice, perché dobbiamo riprendere la lavorazione della giacca, diciamo il punto. Allora, vi ripeto, ho lavorato 6 motivi. Quando dico 6 motivi, sono 6 3 maglie alte e una catenella di separazione. Quindi ho fatto 6 motivi con l'uncinetto del numero 4. Dopodiché ho segnato con un marcapunti, vi faccio vedere. Allora, ecco, ho lavorato qui, ho iniziato la mia lavorazione, poi ho lavorato 6 motivi con l'uncinetto del 4, poi
sei motivi con l'uncinetto del 3,5 e poi ho lavorato tutta la mia manica con l'uncinetto del numero 3. Quindi poi ho fatto 6 motivi con l'uncinetto del numero 3 e poi ho continuato ancora con il numero 3 e, diciamo, il bordo della manica, il polsino. Quindi ho ripreso la lavorazione del bordo della giacca. Quindi ho fatto i miei pippiolini, poi ho lavorato i motivi, tre motivi, tre maglie alte e una catenella di separazione. Poi ho fatto un giro con il punto delle noccioline, poi ho fatto ancora i pippiolini, poi un giro di tre maglie alte separate da una catenella e poi alla fine ho lavorato delle catenelle con i pippiolini. Quindi ho fatto 3 catenelle, un pippiolino, 3 catenelle, nell'archetto di una catenella sempre ho fatto una maglia bassa, un pippiolino, 3 catenelle e sono passata nell'archetto seguente. Quindi la manica è molto facile. Per, diciamo, per chi vuole fare lo stesso diciamo polsino, ecco, della giacca, basta tornare indietro con il video e guardare i passaggi del punto quando li abbiamo fatti nella giacca. Ok, poi a chi non piace può continuare benissimo con il punto delle tre maglie alte separate da una catenella. Allora, per quanto riguarda la manica, penso che non c'è bisogno che vi faccio vedere come lavorare perché il punto lo sapete. Quindi andate avanti per sei giri con l'uncinetto del 4, dopodiché passate con l'uncinetto del 3,5 per 6 motivi e dopodiché lavorate con l'uncinetto del numero 3 altri 6 motivi fino poi dopo i 6 motivi continuate sempre con l'uncinetto del 3 fino alla, diciamo, fino a completare la manica. Ok, quindi noi ci ritroviamo quando abbiamo finito le maniche. Allora, finite le maniche, abbiamo fatto il bordino delle 3 catenelle, pippiolino, 3 catenelle in ogni archetto di una catenella. Adesso facciamo un bordino tutto intorno ai bordi, quindi partiamo dal basso e lavoriamo dei giri a maglia bassa, quindi partiamo dal basso, da qui, e facciamo tutto il giro anche intorno allo scollo e torniamo, facciamo tutto il bordo e arriviamo qui alla fine dell'altro, diciamo, dell'altro lembo del davanti e poi torniamo di nuovo indietro e arriviamo al punto di partenza. Quindi facciamo due giri a maglia bassa. Ok? E quindi poi la giacca in pratica l'abbiamo finita. Per quanto riguarda le asole, non faccio le asole perché il punto qui già ha questi forellini, quindi se mettete dei bottoncini vanno bene anche qui, quindi possono entrare benissimo qui dentro. Non ho bisogno di fare le asole, almeno io ho scelto di non farle. Allora, prendo il filo e parto proprio qui dal basso. Quindi entro qui, proprio qui nella prima maglia. Prendo il filo e faccio una catenella, rientro prendendo anche il filo corto e faccio una maglia bassa. Poi adesso iniziamo a lavorare le maglie basse, così. Allora, io entro direttamente dentro la catenella, non vado sotto la maglia, altrimenti poi qui si allarga. Allora, vado proprio dentro la catenella.
così. Quindi, ripeto, facciamo tutto il giro, tutto il bordo, quindi andiamo anche dall'altra parte del davanti e poi torniamo di nuovo indietro e arriviamo qui al punto di partenza. E qua abbiamo finito il bordino, abbiamo fatto due giri a maglia bassa, quindi partendo dal basso, facendo tutto il giro anche dello scollo e poi siamo tornate di nuovo indietro. E abbiamo fatto due giri, quindi ho staccato il filo, ho nascosto i fili e tutto, ho nascosto i fili anche nelle maniche e in pratica la giacca adesso è pronta, quindi una bella va vaporizzata e la giacca è pronta. Allora, io spero che questo tutorial è stato di vostro gradimento, spero tanto che la giacca vi è piaciuta, che desiderate realizzarla anche voi. È veramente molto facile perché è una tecnica top down, quindi non ci sono diminuzioni, non ci sono per gli scalfi, per le maniche, quindi abbiamo lavorato, abbiamo fatto un lavoro molto semplice. Il punto è anche molto semplice. Quindi spero che anche voi desiderate realizzarla. Intanto io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo tutorial. Un bacione da Katia. Ciao!